ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono qua al semaforo, sto aspettando che diventi verde e sto andando a fare gli esami del sangue di routine per la gravidanza. Quindi vado a farli e noi ci vediamo dopo. Oggi sono contentissima che c'è una giornata di sole splendida. Qua ragazzi, allora esami del sangue fatti, sto facendo colazione perché come sapete va fatta dopo e niente, si è creato un casino all'ospedale proprio, io lo faccio sempre appunto all'ospedale e al CUP sto incontrando ultimamente perché ovviamente sapete sono sempre poi quelle 3-4 persone che girano al CUP nel senso i dipendenti. E è già la quarta volta che becco una signora maleducatissima. Io mi chiedo davvero come si può essere così maleducati e avere a che fare con la gente. Cioè, lei mi aveva detto la scorsa volta che io, essendo in gravidanza, potevo accedere con la ricetta rossa direttamente ai prelievi. E a me sembrava strano perché quando vai al CUP ti rilasciano un foglio per il ritiro, per il fascicolo sanitario e ti danno anche delle specie di adesivi che poi quelli degli esami del sangue appiccicano su, ad esempio, gli esami delle urine o altri, per poi andare poi a, insomma, a ritirarli. Sempre stato così, lei mi fa: no, 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 tranquilla, vieni qua, quando li vuoi fare, accedi per gli esami del sangue direttamente. Io ho fatto così e secondo voi andava bene? No? Quindi sono arrivata là dove facevano gli esami del sangue. La signora mi ha rimandato indietro perché non avevo giustamente questo foglio del CUP. Ho fatto la fila al CUP, ma il numero non andava bene perché avevo schiacciato D invece era A. Quindi rischia, aspetta, D, vai, sbagliato, rischiaccia A, riaspetta il tuo turno. La mia paura era di non riuscire a farli. Oggi è lunedì, a me servono per mercoledì perché ho la visita dalle ostetriche che vogliono vedere questi esami, quindi per forza di cose li devo avere. Fino a che ce l'ho fatta. Allora sono le 10:20, calcolate che sono lì dalle 20 alle 9. Sono proprio disorganizzati, ragazzi. Poi oltretutto capisco di non avere chissà che priorità rispetto magari a una persona anziana, eccetera, però almeno dato che fuori c'è tanta gente, mettete delle panchine. Io obiettivamente faccio molta fatica a stare in piedi senza colazione la mattina. Quindi non pretendo di passare avanti agli altri, però almeno mettete delle sedie distanziate di fuori perché c'erano almeno 30 persone, ti fanno aspettare fuori, sotto al tendone, fino a che, vabbè, io ho aspettato il mio turno e basta. Comunque, ragazzi, a parte questo, che tanto si sa che è così, vabbè, non ho nulla da fare, non avevo appuntamenti stamattina, quindi si sa che in ospedale è così, non c'è neanche da prendersela. Prima di uscire, ho fatto andare una lavatrice, adesso la vado a stendere perché mi sto trovando bene, diciamo, quando c'è il sole o comunque un po' di aria. Per stendere i panni fuori piuttosto che lasciarli in asciugatrice, escono un po' più duri, però mi sembra sprecato far andare un'asciugatrice. Infatti la volevo fare ieri, però poi ho detto aspettiamo oggi che c'è bel tempo, così poi vado a stendere, poi esco con Leo a fare un giretto perché sabato e domenica c'è stato brutto e quindi non siamo riusciti a fare nulla praticamente. E poi alle 2 appuntamento per rifare le unghie. Penso che farò un colore sobrio perché settimana prossima ho l'ultimo intervento al lavoro, finalmente. E quindi volevo fare un colore un po' sobrio, quindi magari lattiginoso, French, una cosa del genere, vedrò. E poi nel fine settimana andremo a Torino, io e mio marito. Quindi si
Sicuramente un pochino filmerò. Niente, vi porterò comunque con me in questa giornata. Non farò niente di che, però so che ultimamente vi sta piacendo i miei vlog, anzi ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al canale e che gli fa comunque piacere seguirmi. Ci vediamo dopo. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Allora ragazzi, già che ci sono, volevo farvi vedere cosa mi è arrivato da Amazon. Finalmente ho ordinato lui il cuscino per la maternità. Ovviamente sul letto non è molto estetico, però a me interessa sia comodo. Mi piace davvero un sacco, più che mi piace, è molto comodo. Stanotte sono riuscita a dormire quelle 6-7 ore rispetto al solito. E in più me lo sono portata anche sul divano per adattarmi. In realtà ce ne sono tantissimi tipi su Amazon, però vi consiglio questo qua con il cuscino già integrato, perché altrimenti vendono il classico salsicciotto. Però che cosa succede? Che io ho pensato che, essendo che mi giro molto sia a destra che a sinistra, il classico salsicciotto praticamente ha solo, per esempio, una parte. Quindi cosa succede? Che voi quando vi girate, per dire a destra, non avete salsicciotto, dovete girarvi e girare anche lui. Invece questo, da qualsiasi parte vi girate, avete il sostegno, sia per la pancia che per la schiena o viceversa. In più lì avete il cuscino, quindi io adesso andrò a eliminare il mio cuscino che per ora è lì, poi più tardi lo vado a mettere nel letto contenitore e mi trovo davvero comoda. Quindi al massimo poi vi lascio il link di questo cuscino, insomma, e poi verrà anche utile per il bambino, perché ovviamente quando arriverà lo metterò qui dentro, magari a dormire, così non si sposta, insomma. Comunque questo qua l'ho pagato sui 26-28 euro, ecco, non di più. C'erano tantissimi modelli, dai più costosi, insomma, ai meno costosi. Questo qua un po' era la via di mezzo e io l'ho voluto proprio prendere con la parte del cuscino, perché altrimenti ho troppe cose sul letto, poi insomma preferisco averlo così. Ci sono tantissimi colori, io l'ho preso azzurro, se no c'era bianco, rosa e nero. Forse tornando indietro l'avrei preso magari in nero per evitare di sporcarlo. Adesso vedo se mia mamma mi riesce a fare una copertura, perché in realtà qui si può togliere e lavare perché c'è la cernierina. Però, boh, ragazzi, ho paura di rovinarlo. Infatti, ieri mi sembra con il trucco l'ho un po' sporcato da qualche parte. Vabbè, cercherò di tenerlo il più possibile pulito, però ovviamente. Diciamo che vediamo un attimo. Questo qua serve proprio per il sostegno, ma anche solo per star sedute. Infatti, su Amazon c'è anche l'immagine della ragazza che sta seduta a guardare il PC. Si mette il PC qua, insomma, e è molto comodo. E niente,
Noi ci vediamo dopo. Grazie, eccomi qua. È passato un giorno dalla registrazione dell'ultima clip. Devo sistemarmi i capelli, poi per il resto sono pronta perché devo andare dalle ostetriche a fare il controllo mensile della gravidanza e per fortuna sono arrivati gli esiti degli esami del sangue che vi dicevo appunto a inizio video. Sono andati bene, anche la tiroide è a posto, avevo la tiroide e l'urinocoltura, nelle urine non ci sono infezioni e la tiroide funziona bene per il momento. Sono contenta perché avevo paura di, dato che ho già dei disturbi, di avere ho solo delle, diciamo, noduli ingrossati, insomma. Però sta funzionando bene, quindi è solo una questione di noduli. E niente, poi vi faccio vedere come sono vestita. Comunque non vedo l'ora perché almeno lo o la vedo. E farò un mini video che magari ve lo pubblico dopo, se me lo fanno fare, ma penso di sì, anche perché obiettivamente mio marito non può mai venire, o comunque anche se potesse venire non lo fanno entrare, quindi almeno lo vede. Oggi dovrebbe essere sui 14 centimetri, 13-14, quindi vediamo un pochettino come è messo, se si muove, se non si muove. Non sta dormendo perché di solito ho fatto due ecografie alle 2 del pomeriggio e tutte le due volte dormiva. Io adesso ho la visita alle 12:30, adesso sono le 11:30, però parto un po' prima perché poi sapete all'ospedale c'è da fare l'accettazione, tutte queste cose qua. Mi sono anche preparata un riso che mangerò poi direttamente dopo, perché solitamente poi mi viene fame, di solito la visita dura un'oretta, un'oretta e mezza, così non spizzico al bar dell'ospedale perché ci sono un sacco di cose buone, però bisogna cercare di limitarsi, anche perché oggi di solito io prima del controllo mi peso sempre per vedere l'andamento, anche perché loro hanno una bilancia, io a casa ovviamente ne ho un'altra, quindi il peso io faccio riferimento sempre alla mia bilancia. E poi loro sul, diciamo, l'opuscolo che mi hanno dato aggiornano il peso. Per ora ho messo 2 kg e sono alla... devo entrare martedì nel quinto mese, quindi direi che va bene. Poi mi diranno loro oggi, però a quanto ne so, da quanto mi sono documentata, dovrebbe proprio andare bene. E un'altra cosa che vi volevo dire, che mi sono dimenticata di dirvi nelle clip precedenti, è che sono riuscita a fare gli esami del sangue seduta. Allora, voi dovete sapere che sin da bambina io ho iniziato a fare gli esami del sangue a 12 anni, mai prima. Infatti voi direte, ma dovrei affrontare il parto? Sì, ma ragazze, io da quando sono incinta penso al fatto che mi dovranno mettere l'ago nella mano. Io ho intenzione verso il 7º-8º mese di chiedere questa cosa esplicitamente, ovvero di mettermi l'ago nella vena qua, nel braccio, perché io a sapere che ho un ago sulla mano mi sento male. Ogni volta che vedo magari le foto, giustamente, di neomamme che fanno con i loro figli già all'ospedale, che vedo il sondino qua dell'ago, mi sento male. Voi direte, avrai più paura del parto? No, quella cosa mi fa proprio senso, quindi chiederò se si può, se non si può, ovviamente ragazzi bisogna adattarsi e superare le proprie paure. Quindi stavo dicendo, a 12 anni avevo questo problema che non ho sempre avuto, mi fa sempre impressione guardare che mi tolgono il sangue da qui, nonostante io lavori tutto il giorno con aghi, siringhe, punture e tutto ciò che è sangue, tutto ciò che ne riguarda, insomma, aghi, cose, vabbè. Però su di me l'ago, solo in questa zona, mi fa impressione, cioè è proprio una cosa che mi fa impressione, quindi... mi sono sempre fatta prelevare il sangue, anche perché una volta mi si è piegato l'ago intanto che mi facevano gli esami del sangue, è successo un casino, provette, sangue ovunque, edema sul braccio. Mi sono sempre fatta sdraiare, anche quando li faccio di routine al lavoro, che devo farli annuali, mi faccio sdraiare. Invece ho deciso mercoledì, lunedì, quando li ho fatti, di provare a stare seduta senza guardare, e ce l'ho fatta, ragazze, non mi sono sentita male.
Ovviamente non so se mi fa impressione. Il prossimo step sarà guardare. Voglio provare a guardare se mi fa impressione. Sono piccoli step che io, diciamo, mi voglio superare questa paura che ho, anche perché diciamo che non ha senso. E quindi niente, così. Adesso finisco di farmi i capelli che li ho un po' sbarazzini e poi vi faccio vedere come sono vestite e poi noi ci aggiorniamo dopo che vi faccio vedere un mini ispezione di video, se lo vedo, se dorme, se non dorme, se me lo fanno fare e magari ci aggiorniamo un attimino lì nel parcheggio mentre mangio che vi dico un po' come è andata. A dopo! Grazie, come sono vestita? Allora, questa maglietta che avevo preso da Terranova, OVS, vediamo se la se trovo. OVS, sì, questa è di Bershka di 2 anni fa. Ho il mio Chiamangeli, le All Star e adesso metto sul giubbino e pelle e vado. Ho fatto i capelli così perché devo lavarli più tardi, però stamattina non ho avuto tempo, insomma. Ho fatto un trucco semplice, una matita marrone un po' sfumata sulla palpebra mobile e bassa. La pancina è piccola, cioè sembra tanta perché quando metto le cose elasticizzate si evidenzia di più, ovviamente, però non è tanta. E niente, adesso vado. Ciao! Eccomi qua ragazze, allora è passato un po' di tempo, come avete visto vi ho registrato e vi ho messo la clip della ecografia, il piccolino piccolina sta benissimo, cresce bene, è circa 14 centimetri, ho sentito il battito, insomma sta bene, mi ha dato una serie ancora di esami, tra cui mi ha detto di prenotare abbastanza velocemente la ecografia del settimo mese che si chiama di accrescimento. Infatti, per fortuna sono stata tutto il pomeriggio, circa un'ora che sono in ballo, a fare le chiamate per la prenotazione. Io non pensavo di essere in ritardo, in realtà c'erano solo 2 ospedali disponibili nella mia zona. E li ho prenotati. Adesso sto facendo una merenda perché oggi ho particolarmente fame. Alla fine, dopo la visita, ero intenzionata ad andare a vedere qualche negozio in centro, ma non mi ricordavo che nella pausa pranzo erano chiusi. Quindi niente, poi sono arrivata a casa. È andata meglio così, così almeno ho prenotato. Non ci penso più e basta ragazze, questo è quanto, vi metterò questo video online sabato, così vi prendete una tisana, un caffè, un cappuccio, se volete vederlo la mattina e ve lo guardate tranquille. Io vi ringrazio come al solito di essere arrivate fin qua, quindi di aver visto il mio video. E ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al canale, siamo arrivate a 900, quindi è una piccola, diciamo un piccolo traguardo che a me rende molto felice. E niente, vi ricordo sempre se non siete iscritti e vi fa piacere di iscrivervi e noi ci sentiamo qua sotto nei commenti e noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Ciao!